Massignano sul Trasimeno i lucci fanno 13. E il del Rione centro 2 la vittoria del 34esimo Palio delle Barche, con i bianco-blu capitanati da Alessio Pedini, che hanno trionfato e raggiunto così il Rione San Donato a quota 13 pali vinti. Terzo centro storico, mentre Oliveto si è dovuto arrendere alle circostanze dopo la caduta della bandiera che ha decretato la squalifica come da regolamento. Un palio combattuto fino all'ultimo tra i primi due, con una vincente sfida nelle acque calme del lago e tra le vie del Borgo Lacustre. I ragazzi hanno dato il massimo, sia i ragazzi di terra ma soprattutto i ragazzi in acqua. Daniele e Alessandro sono una coppia fantastica che ha vinto l'ennesimo palio, nonostante Daniele 20, un mese fa fosse in ospedale. È stato operato di appendicite, però è tornato con una grinta ed una carica incredibile e è riuscito a vincere questo palio dando il mille per mille, incredibile. Tutti quanti siamo stati uniti, abbiamo fatto una grande corsa, una grande settimana e che dire, ce la godiamo e andiamo a festeggiare perché è un grande palio, un grande palio. Non sono mancati momenti difficili per i lucci, non solo l'appendicite del rematore Daniele Giappichelli a poche settimane dalla gara, che ha tenuto tutti col fiato sospeso, ma anche la perdita nei mesi scorsi dell'amico falegname Valentino, che aveva contribuito, tra le altre cose, a costruire la barca del Rione. A lui è stato dedicato il 13esimo palio vinto. Il premio miglior percorso a terra, somma tra i tempi registrati tra le prove singole, le prove generali della settimana e la gara, è andato a Rione San Donato, mentre quello per la migliore rappresentazione del quadro storico, riti e tradizioni del Medioevo, a Rione Centro 2. Bilancio positivo dunque per il 34esimo palio delle Barche, anche quest'anno molto partecipato e apprezzato dai turisti. Tanti stranieri, devo dire, sì. Non so se è una casualità, però... C'è tanti stranieri e tante persone che non sono di Passignano e questo significa che abbiamo lavorato bene in tutti questi anni e questo ci fa piacere. 9 giorni molto intensi a livello sia sportivo ma anche culturale, enogastronomico, tanta gente e tanto spiegamento di sicurezza. Dopo gli avvenimenti naturalmente che ci sono stati sia all'estero che anche in Italia negli ultimi tempi, abbiamo delle normative ben più pesanti e più restrittive di quelle del passato. Comunque credo che, come vedete tutti quanti, c'è tranquillità, c'è anche amicizia, credo, perché quello che ripeto sempre, dopo la gara dobbiamo ritornare tutti amici e tutti passignanesi.